Cosa ha detto l'OCSE per quanto riguarda la politica sul lavoro dell'Italia? Che da noi è aumentato il costo del lavoro rispetto alle balle che continua a raccontare Renzi. È aumentato dello 0,93 per le famiglie e di più dello 0,70 per i single. Dati OCSE, non del manuale del perfetto leghista. Quindi adesso. Esiste un manuale del perfetto leghista? No, non esiste, lo però lo potrò scrivere. Salvini giovedì lancia il suo libro, magari farò il mio. Il manuale del perfetto leghista. Magari farò il mio manuale del perfetto leghista. Detto questo, quindi, confrontiamoci con la realtà, perché oltretutto penso che sia particolarmente offensivo verso i cittadini che stanno avendo un dramma economico. Guardi, io giro sempre, adesso in campagna elettorale ancora di più, vedo veramente delle situazioni drammatiche, continuare a dire, andare in televisione a dire stiamo riprendendo, stiamo risolvendo tutto, grazie a Renzi e Bacchetta Magica stiamo ripartendo. Non è così purtroppo, e lo dico con rammarico, è prima che da politico, da cittadino, a me piacerebbe vedere le persone che finalmente trovano un lavoro, mi piacerebbe battagliare con Renzi su altre questioni, non sulla gente che non ha da mangiare, però mi arrabbio. Allo stesso modo, sempre da cittadino, quando viene raccontata in televisione il contrario della realtà. Allora dobbiamo dirci che serve per riprendere, veramente dare queste risposte, delle misure shock e non dire andare in Europa, abbiamo cambiato verso l'Europa, finalmente cambia tutto, dall'immigrazione al lavoro, all'economia e un mese dopo tornare nelle stesse identiche condizioni, ritornare al viaggio all'Europa, ritornare in Italia e dire un mese dopo abbiamo cambiato tutto, riparte tutto, finalmente si parte e così avanti da 2 anni. Perché diventa insopportabile, oltre ovviamente che è colpevole perché non si portano avanti le politiche allora, giuste. Allora, due passaggi. Chiudo solo. Io dico, possiamo confrontarci, per esempio, dopo che per un anno ci avete dato dei pazzi, però adesso sul il vostro, sulla flat tax. Adesso il vice ministro Zanetti ha detto la flat tax è l'unico modo per ripartire, abbassare le tasse per tutti e avere anche la semplicità fiscale. Prima per un anno ci hanno detto siamo pazzi, cretini, che veniamo da Marte. Adesso Zanetti, che è del governo Renzi, non del nostro governo, lo dice. Allora, possiamo confrontarci su questo? Dopo vediamo, deve essere del 15%, del 20%, però penso che quella sia la vera misura per creare lo shock fiscale in Italia. Perché allora, riparte la l'economia. Se non riparte l'impresa, il lavoro non ci sarà mai. I punti di partenza sono piuttosto opposti. La Lega vuole la flat tax, dall'altra parte il Movimento 5 Stelle invece vorrebbe il reddito di cittadinanza. Questo è il grande tema sollevato. La differenza fra assistenzialismo e chi vuole rilanciare l'economia. Dopodiché.